Salvatore Crisafulli, 38 anni, padre di 4 figli. Mentre si reca al lavoro con la sua Vespa, viene investito da un furgone. L'impatto è devastante, subito viene portato in ospedale. Per lui i medici dicono che non ci sta più nulla da fare, tanto è vero che entra subito in coma. I familiari erano pronti infatti a staccare la spina. Dopo 2 anni Salvatore si risveglia. Racconteremo la sua storia qui in studio, infatti c'è già il fratello. Ci vediamo subito dopo la pubblicità, state con noi. Chiamare e poi c'è ma lui no, non mi abbraccia. Per raccontare la storia di Salvatore abbiamo invitato una persona che con lui ha condiviso ogni momento da quando erano bambini, vale a dire suo fratello Pietro. Ben arrivato Pietro. Tu sei uno dei fratelli di Pietro, in casa siete 6, vero? Siamo 6, sì. E con lui hai condiviso anche un'infanzia molto particolare, perché voi siete stati anche in collegio insieme. Sì, mio padre con mia madre erano separati, la famiglia doveva tirare avanti, ci hanno messo in collegio, siamo stati sempre insieme. Che tipo di rapporto era il vostro? Ma eravamo legatissimi noi, andavamo a scuola insieme, dormivamo nel letto uno dopo un altro, sempre insieme. Rapporto bellissimo comunque. Tuo fratello che persona era? Una persona molto dolce, affettuosa, da piccolo, poi da grande amava molto i figli, ama i figli, diciamo. Tu sei padre di famiglia, vero? Anch'io, sì, 4 figli. Come Pietro? Come Salvatore, sì. Come Salvatore. Vediamo allora la vicenda di Salvatore ricostruita dalla Maria Grazia San Rocco. È l'11 settembre 2003. Salvatore, 38 anni, sposato, padre di 4 figli e dipendente della ASL di Catania, è a bordo della sua Vespa. Sta accompagnando il suo 3° figlio Antonio a scuola. I due, giunti quasi a destinazione, vanno a schiantarsi contro un furgoncino che taglia loro la strada. L'impatto è violentissimo. Per Antonio non ci sono problemi. Salvatore, invece, dopo aver sbattuto la testa, cade a terra a 5 metri di distanza. E mio figlio era più di là che di qua. E cioè, la mia disperazione, si immagina. Tutta la famiglia eravamo distrutti. Ha visto Salvatore in quelle condizioni? Mi sentivo più disperata, proprio disperata. In quel momento desideravo morire. Avevo un dolore qua al petto, non sapevo cosa fare, i medici correvano con le barelle, cose, tutti che correvano, e solo mio figlio adesso non è un incidente così banale, è solo una cosa grave. Poi l'ho visto nella barella gonfio così, non sembrava nemmeno lui. Le condizioni di Salvatore sono disperate, gli viene diagnosticato un coma di 4° grado. Numerosi gli interventi chirurgici a cui viene sottoposto. Un doloroso ricordo, quello della figlia Angela, 15enne, all'epoca dei fatti. Quando hai saputo che il tuo papà era in coma? Io non lo sapevo neanche che significava, perché non lo capivo che significava questa cosa. Tu sei andata a trovare il tuo papà? Piangevo sempre, messa lì, che lo guardavo perché non potevo entrare là. Ci parlavo papà, niente. Non sentiva niente lui ancora. Era all'inizio, perciò non capivo. Diceva uno stato vegetativo, lo conosco bene mio fratello. Faceva segnale con gli occhi, vedevo che era cosciente. I medici dicevano no, sono riflessi incondizionati. Lui. Dopo alcuni mesi di terapia intensiva, i medici dell'ospedale catanese trasferiscono Salvatore a Messina per essere sottoposto a cicli di fisioterapia intensiva. Però vedevamo che era sempre fermo, non lo muovevano. Loro dicevano no, non si deve toccare. Basta, è passato un mese e mezzo, abbiamo scoperto che l'abbiamo girato e ho una piaga enorme dietro
dietro la schiena. Abbiamo deciso di fermare e ce l'abbiamo portato a casa. Nessuno si curava di mio figlio, né dottore, niente, dicevano che c'era un vado qua, un vado qua. Invece non era vero. Abbandonati proprio a se stessi. A febbraio del 2004 Marcello lascia il suo lavoro per poter stare accanto a Salvatore e con il resto della famiglia si trasferisce a Pistoia, a casa del fratello Pietro. Sembrava un ospedale là dentro. Tutte le attrezze, tutte queste che vede qua, tutto là. Scrivevamo tutte le cure che ci facevamo, perché ci abbiamo fatto una camera iperbarica perché c'era la piaga di dietro. Quei giorni e notte siete accanto a Salvatore, sì, non ho lasciato un istante. Abbiamo messo delle telecamere, anche se noi eravamo un'altra stanza, noi vedevamo a lui. Come ricorda quei giorni, signora? Malissimo, signora. Troppo male, troppo bene per lui e noi che assiste, si sente ancora peggio di quella persona, che tu guardi e non puoi aiutarlo. È il 27 aprile 2005, Pietro Crisafulli, fratello di Salvatore, lancia un disperato appello. Se nessuno darà loro un aiuto, staccherà la spina del respiratore e per Salvatore non ci sarà più un futuro. Solo abbandonato, perché non veniva nessuno, anche qualche infermiere, così saltuariamente. Però Salvatore aveva bisogno di riabilitazione. Sì, Salvatore, anche se poteva lasciare così a letto, pensava che... E quindi minacciate di staccare la spina? Sì. Mio fratello l'ho fatto per smuovere le coscienze di qualcuno. Come ha reagito di fronte a no, questo? No, ho detto no, io non sono d'accordo. Ma nella disperazione mio figlio diceva tutto. Io dicevo no, io lo sentivo, la mamma, le mamme lo sentiamo. Cosa ti ha spinto a fare quell'appello? E lei deve pensare che siamo rimasti a casa mia un anno e quattro mesi soli, assistenza poco, relativa, una volta a settimana veniva qualcuno. Noi ci siamo improvvisati medici, infermieri, perché facevamo tutto noi. Poi nacque in Italia il caso di Terry Schiavo, mi ha dato la forza di lanciare questo appello. Ho dato un ultimatum. Ricordiamo il caso di Terry Schiavo, era appunto una donna in coma da 15 anni, aveva chiesto al tribunale, marito aveva chiesto al tribunale di staccare la spina perché ormai per lei non c'erano più speranze. Poi il tribunale diede ragione al marito e il marito staccò la spina. Diciamo che la vicenda di Terry Schiavo mi ha dato la forza di farmi sentire. Anch'io dissi in Italia questo drammatico appello, 7 giorni di tempo, se non veniva ricoverato in una struttura, staccavo la cosiddetta spina. Sua madre però, l'abbiamo sentito nel filmato, era contraria. Quando ha sentito di questo ultimatum, come ha reagito? Diciamo che noi, io con mio fratello Marcello, con una scusa l'abbiamo mandata a Catania e Salvatore era a Pistoia, vatti a riposare, vai un po' a sistemare le cose lì a Catania e poi... Mentre che era a Catania io lanciai questo drammatico appello, lei mi tempestò di telefonate, però io non rispondevo lei perché ero convinto di quello che volevo fare, diciamo. Pietro, come ha vissuto quel periodo? Ma un periodo molto brutto. Due anni sono lunghe, avessi davvero staccato la spina? A distanza di tempo, ma io parlavo, ce lo possiamo dire? Sì, diciamo che parlavo con Salvatore, gli chiedevo, qui non ci ascolta nessuno, non lo capisce nessuno, che te sei cosciente magari. Come dobbiamo fare? Io in qualche modo capì che Salvatore mi disse se non ci aiutano, staccami. Però mia madre in qualche modo mi tempestava di telefonate, mi faceva telefonare, non voleva, voleva che si lottava su questa cosa. Quindi tuo fratello era cosciente. Come l'hai capito?